Questa è Radio Vina Grigento e che gran serata. Ci avviamo a quelli che sono i tanti argomenti di cui abbiamo parlato anche in precedenza, quindi presentando la trasmissione. Oltre che di musica parliamo di cinema, di televisione, di spettacolo, tutto molto bello. E proprio per questo introduco il nostro amico in diretta, in collegamento da Palermo, Carlo Comito. Ciao, buonasera. Ciao Beppi, buonasera a tutti. Buonasera a te, come va Carlo? Benissimo, benissimo. Bene, dobbiamo... Come dicevo poc'anzi, esatto. Il morale è alto. Fino ad oggi siamo stati sul set di The Trainer, l'addestratore, insieme al nostro staff e il cast artistico di Calamaro Gigante e Publimage Produzioni. Ecco, dobbiamo dire che tu sei un regista palermitano che ti diletti in questo e lo fai da tantissimo tempo con molta passione, avendo anche dei successi e comunque continuando in questo filone che ti vede protagonista adesso con ben due lavori, no? No, sono addirittura sì, sono tre due, forse. Però abbiamo lavorato su tre cortometraggi. Uno è 1964 La Recluta, è un cortometraggio che è tratto da una storia vera. E poi c'è Indaco di Fabrizio La Monica, il mio collega regista, è un altro personaggio abbastanza interessante, e poi The Trainer, l'addestratore, al quale stiamo lavorando e stiamo ultimando le riprese. Ecco, però c'è da dire anche che dal momento che hai menzionato i due titoli precedenti, quindi La Recluta 1964 e Indaco, dacci due indicazioni di questi tuoi lavori. Per esempio, parlando della Recluta 1964. La Recluta è tratto da una storia vera che udì circa 30 anni fa da mio nonno, e per la quale non ci dormì una settimana. Quindi considera una storia che mi fece abbastanza paura, era forse una leggenda metropolitana, e allora ne ho voluto fare un film. Ovviamente ha un aspetto di natura bellica, no? Perché si parla di reclute, quindi sicuramente no. Il tema principale, il tema fondamentale della recluta è l'amore. Un amore molto particolare, adesso non posso svelarti nulla. Certo. Su YouTube è già presente il trailer, quindi scrivendo 1964 La Recluta potete benissimo, ecco, avere un assaggio, ecco, infatti. E poi c'è questo Indaco. Sì, anche Indaco è un bellissimo film, ecco, di Fabrizio La Monica, romantico. Il tema è l'amore, però non tra uomo e donna, ma genitore e figlio. Ah, ecco, quindi un amore familiare. Una sorta proprio di romanzo abbastanza intenso per ciò che racconta. Girato anch'esso in Sicilia. E quindi abbiamo voluto mettere assieme le nostre forze, quindi quindi presenteremo questi tre cortometraggi a breve, quindi a metà luglio, presso la Sala de Seta di Palermo, dei cantieri culturali alla Zisa, dove ci saranno ospiti d'eccezione, tra cui anche il grande Michele Cucuzza, il giornalista, ecco, di fama. Certo, Michele Cucuzza, il nostro presidente Giusy Randazzo di Publimage e tanti altri ospiti, con il mio amico Antonio Rini, il sindaco di Ventimiglia e Sicilia, e tantissimi amici. Spero venga anche tu a vedere questi tre cortometraggi. Me lo auguro, luglio è un periodo molto interessante, poi Palermo è bellissima, una città che bisogna vivere veramente, perché è proprio una di quelle metropoli, dovremmo dire, che offre tanto da un punto di vista come divertimento, come città e bellezza. Sì, anche perché ci avviciniamo al festino, quindi... E difatti. Dopo il festino ci sarà la presentazione di questi tre lavori. Ecco, il Carlo Comito così impegnato, cosa si augura, insomma? C'è in te un desiderio? Il desiderio più grande è quello di far conoscere me, le mie potenzialità, e quelle dei miei amici, dei miei attori. Voglio citarne qualcuno, cito ad esempio Angelo Faraci, cito Riccardo Risica, Piero Zarcone, Piero Caronna, Giuseppe Mangano, Egle Mazzamuto, e tanti altri. Il nostro Pezzillo, il nostro carissimo Claudio Pezzillo, e tantissimi altri attori, tra cui anche ci saranno sul set
attori abbastanza noti anche nel panorama nazionale, come Rossella Leone ed altri. Ecco, non sto qui a citare perché sarà appunto una sorpresa. Insomma, c'è un bel cast, comunque sia un bel gruppo di gente che ti segue e per la quale insomma si riesce anche poi a lavorare in un certo modo, quindi con molta armonia, con molta sintonia. Questo è fondamentale. Noi per si poter... lavora nella certo. tranquillità, ecco, nell'allegria soprattutto, ecco, anche con il nostro staff tecnico, la nostra costumista Giusy Cusimano, anche lei sempre presente. Stiamo cercando di dare il massimo per farci conoscere, per far sì che la nostra bella terra di Sicilia non venga dipinta più come una terra dove qualcuno viene da fuori per utilizzare le nostre bellissime location solo per film di mafia, perché, esatto. Ma per altre situazioni positive, certo. Chi abita a Milano, chi abita a Torino, via dicendo, abbia un'altra visione di questa bellissima terra di Sicilia. Fantastico. Perché abbiamo utilizzato non solo delle location belle, ma ad esempio come in The Trainer, forse siamo stati i primi ad avere sul set un cane addestrato appunto da Riccardo Risica, Ugo von Haus, è un Rottweiler favoloso, è un cane che ha preparato da tantissimi anni Riccardo Risica e che fa cose straordinarie, quindi lo vedrete in The Trainer. Fantastico. Carlo, noi siamo contenti di averti avuto qui nuovamente a Che Gran Serata, il nostro salottino radiofonico che comprende tante forme artistiche, come ho già detto. Speriamo bene per te e per tutti. Un saluto va quindi a tutto il tuo staff, a tutti coloro i quali lavorano con te e naturalmente a Carlo Comito. Ti ringrazio Beppi, grazie a tutti, grazie a Radio In. Grazie. Fantastici. Una buona serata. Ciao, grazie. Ciao.